Bella rega, benvenuti in questo video. Come avete visto al titolo, siamo qui caduta libera in Rainbow Six Siege. Praticamente qui siamo con D499 Ego e questo è entrato nella, nostra squadra, ma non vi preoccupate, lo spelleremo. E praticamente siamo qui in un minigioco che sarebbe caduta libera in Rainbow Six. Diego, mettiti qua. Praticamente dovrai indovinare 10 domande di seguito e ha 3 round a disposizione. Sei pronto? Io sì. Partirò con delle domande a caso, quindi non so che cosa cosa preparare. Iniziamo subito da una domanda incredibile. Come si chiama l'arma che ho in mano? Supernova. Bene, è la prima, è andata. Yeah. E non la uso neanche. E passiamo con la seconda domanda. Allora, mi devi assolutamente dire... Non buttarmi qualcosa in faccia. Come si chiama la pistoletta di Bandit, Jäger e tutti quelli tedeschi? Oddio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E il primo round è stato vinto. Bello. Era la P12. Madonna, veniva P13 a me. Allora, eccolo qui, è arrivato. Abbiamo deciso che gioco anch'io nelle domande. Cioè, fa anche lui le domande. E le farà, me le farà a me in questo momento. Quindi, vai Diego. Quante... Cioè, una carica di Ivana. Mm-hmm. Quante ne comprende? Ne comprende 6. Brava, Lollo. È la prima andata. Da quanti colpi è formato un caricatore del mitraglione di Capitao? Allora, 101 in canna e 300 da ricaricare. Bravo. Dai, zio. Quante sono... sempre di cariche? Mm-hmm. Quante cariche comprende una carica di fuse? No, non ho capito in che senso. Cioè, quelle dell'abilità. Quante bombette? Sì, esatto. Quante carica grappolo? Quante carica grappolo, sì, a fuse? Ah, boh, facile, no, non 3. Non quelle. Quante bombette dentro una carica grappolo? Ah! Tun, 6. No, 5. Lo sapevo che ti confondevi. Sono 5. No. Ma dai. No, stavo suicidando con la nitro. Allora, partiamo subito con Diego. Allora, partiamo da una domanda semplicissima. Come si chiama il mio SCAF? Il modello del mio SCAF. Dai, facile. Infinity? Ah, no! Era l'Impact! Sì, ma vaffanculo! Ma dai. Era semplicissima! Che accessori... Che canna ho sul SMG11? Vediamo. Silenziatore. Se no, ma... non ce l'hai più! Dai, vabbè, no. Dai. Aspetta, ti posso sparare un colpo. Aspetta, un colpo. Un colpo. Io partirei subito con una domanda davvero molto semplice. Come si chiama la prima mappa che è stata messa come stagione in questo gioco? Yacht. Giusto. Devo chiederti, devo farti una domanda che non sarà mai semplice come... non lo so. Vabbè, andiamo allora. Bandit. Ok. Che gadget può avere? Quali sono i suoi due gadget che può avere? Aspetta, quali gadget però? In che senso gadget? I gadget normali. Ah, quelli normali? Filo spinato e scudo. No, no, nitro! No! Oh,
silenzio. Ma che cosa? Parlami dell'apparato. No. Nervoso. Non è neanche apparato nervoso. Ho sperato una cosa a caso. Apparato nervoso? Vuoi vedere apparato nervoso? Calmo! Hai pure sperato a me. Mi sta venendo ancora l'apparato nervoso. Quanti colpi ha l'arma di principale di Ivan, il Type 89? Allora, io mi ricordo solo quelli in canna. Vanno bene? In canna, sì, in canna. Ah, 21. Sì, non c'è bisogno che faccia tutta questa attesa. Tanto si sa. Oh, occhio non farti esplodere. Quanti colpi ha in canna Blackboard? Blackboard? Nella mitragliatore. Nello scaracca. Ne ha MK di quello che è. Ne ha. Oh, vieni sulla botola, vengi. 21. Bravo. Sì, e due sono andate. Invece, quanti colpi ha? Vittoria alla difesa, nemici eliminati. Lallo. Dobbiamo rifarlo. Dobbiamo rifarlo, facciamo. Perché? Dobbiamo rifarlo. Va bene, raga. Aspetta, Diego fa la domanda. Quindi io ero rimasto a 2, ne ho indovinate 2. E quindi ripartiamo dal come se fossimo 3 a 2. Quindi il primo che arriva a 4 vince. Vai, Diego. Fammi la domanda. Ok. Perché non ho pensato intanto? Non ho pensato. Allora. Ero a 2. Quanti colpi ha in canna il fucile a pompa di ISS? 7. Bravo. Quanti colpi di martello può dare Sledge? 25. Bravo, questo era facile. Allora, chi c'è? Non puoi guardare, ovviamente. Chi c'è raffigurato su quel muro lì? Ah, aspetta. È un bambino. No. Aspetta, fa vedere chi è. No, non puoi. Chi è? Non chi puoi, è? Bastardo. Ah, boh, ma ormai ho botola. Perso, chi è? Vai, torna sulla botola. Ma chi è? No, ma chi è? Pelé. Ma non è... Aspetta che gli tiro. Attività nemica. Tornate a occuparvi del costruttore dopo aver neutralizzato la minaccia. Ma che... L'attaccante è stato eliminato. Come sei volato male? 3-3 siamo. 3-3 siamo. 3-3, sì. 3-3, round decisivo. Round decisivo. Allora, partiamo subito dalla prima domanda. Come si chiama il pompa secondo... Cioè, quali sono le tre iniziali del pompa di... dei due pompa di mira? Io ti devo ammazzare. Ita. Oddio, me lo sono ricordato all'ultimo. In mappa Bartlett University c'è un quadro molto ambiguo. Ci sono due quadri molto ambigui di altre mappe. Dimmi almeno un nome di una mappa. Confine. Che c'è in un quadro. Confine. Brava. Mi sei di... L'altro, no. L'altra domanda è dimmi l'altra. E raga, Paolo, come ti devo ammazzare? Oddio. Era anche facile. 15, 14, 13. Bravo! Sono due ciondoli che hanno una palla da calcio. Mi sai dire di che nazione sono questi due palloni? Brasile. L'altro? Oddio, l'altro. 15, 14, Spagna! 13. Bravo. Oddio, vai. Allora, andiamo avanti. È quella decisiva, minchia, ne devi indovinare 10, mamma mia. Cazzo. Devi
assolutamente dirmi per chi hanno messo i set di Halloween? Ivana, Arch e Mira. Perché? C'era anche Pulse. Pulse? Davvero? Sì, controlla pure. No. Mi dispiace, ma questa volta la vittoria è mia. Va bene ragazzi, per questo video può essere tutto. Concludiamo questo video con una partita di calcio contro Diego. E devo dire che è stata una partita davvero molto ma molto difficile, perché è stato davvero un avversario molto ma molto spietato, il nostro D499. No, perché la palla è qua. Adesso però ci vado a fare, vado a farti gol. Ma qua non c'è niente. Gol! Gol! Ma io non vedo niente. Come niente? Io vedo una palla. Io vedo, io la vedo. No. Un altro gol ho fatto. Per questo video può essere tutto. Facciamo una cosa, Diego, visto che è stato perdente. No. No, dai. Non vacci. Mi faccio umiliare. Ma perché? Vabbè. Bella raga.